Ciao, benvenuti. Oggi parliamo dell'alimentazione in gara. Cosa mangiare in gara? Per parlare di questo argomento ho portato qui Simone Leo, il nostro testimone d'eccezione che, come sai, se non lo sai te lo dico io, è il primatista mondiale che è il primo ad aver completato le 7 ultramaratone più dure al mondo, le 7 sorelle cosiddette. Quindi io ti dirò un'informazione, ma voglio che sia lui a darci un punto di vista su cos'è che succede in gara veramente. Allora, che cosa mangiare in gara? È quello che ci chiedono un sacco di maratoneti, un sacco di corridori, anche persone che corrono delle 10 km e che sono degli amatori dal punto di vista della corsa. Ecco, la prima cosa che devo dirti riguardo a questa domanda è che è la domanda è sbagliata, perché l'idea è che in gara si debba mangiare qualcosa che risolve i problemi di alimentazione, e questo ovviamente non è possibile, perché il dato, che ti piaccia o no, è che devi abituare il tuo corpo, lo devi abituare alla giusta alimentazione nei mesi che precedono la gara o la serie di gare. E quindi è una cosa che il buon Simone Leo ha già sperimentato. Volevo che ci raccontasse un po' la sua esperienza, magari proprio nella Spartathlon, che è la gara più dura in assoluto che ha fatto. Quindi l'alimentazione si prepara prima della gara, ma com'è che è andata a te, Simone, per quanto riguarda la Spartathlon, prima e durante? Sì, innanzitutto effettivamente è la domanda sbagliata, perché la gara, non solo a livello di alimentazione ma anche di allenamento, semplicemente di allenamento, la gara è la parte più facile di tutto il percorso. Questo può dirlo lui, non potrei mai dire una cosa così io. Nella sua, diciamo, difficoltà, sicuramente ciò che veramente è molto più difficile sono i mesi di allenamento precedenti. E per quanto riguarda l'alimentazione è un po' la stessa cosa, tu ti devi preparare nei mesi precedenti a mangiare ciò che è giusto per te, per il tuo organismo, quindi per avere il massimo della benzina per far girare al massimo il motore. E poi in gara quello che mangi è relativamente importante. Nel mio caso specifico, Spartathlon, che è stata la gara più dura che ho fatto ed è stata anche quella nella quale mi sono allenato meglio e il mio stato di forma è stato ai massimi livelli, ho fatto appunto dei mesi a seguire quasi alla lettera, diciamo, non alla lettera, però, ma quasi alla lettera il programma alimentare. E poi in Grecia mi sono dovuto arrangiare con quello che c'era. Nello specifico di Spartathlon c'erano solamente delle patatine, quelle del sacchetto, per cui io per 35 ore e mezza ho mangiato solo patatine, ecco. Per cui in gara trovi quello che trovi. E quindi ti devi adattare, ma ovviamente il mio motore era già stato allenato nei mesi precedenti curando l'alimentazione. Oltre a Spartathlon mi viene in mente l'Ultra Balaton che feci in Ungheria nel 2013, e lì c'era una sorta di insalata di riso calda che a me non piaceva, però era l'unica cosa che c'era in ristorio, per cui mi dovevo adattare con quello. Probabilmente non avrei mangiato quello se avessi potuto scegliere. Per cui ecco, non è proprio la domanda corretta cosa si mangia in gara, perché in gara diciamo che si può essere abbastanza liberi su quello che si può mangiare. L'importante è aver preparato prima. Già, chiaro. Se hai delle domande riguardanti alimentazione e compagnia bella, scrivici che noi ti rispondiamo e nel caso chiederemo alle nostre biologhe, ai nostri medici per saperti rispondere con cognizione di causa. Sappi una cosa, che non devi mai farci la domanda cosa deve mangiare un maratoneta per preparare la gara, perché è personalizzato, è una cosa individuale. In un altro video parleremo anche del perché Yango4Runners ha seguito settimana per settimana Simone, perché anche nell'alimentazione e nella condizione del metabolismo ci sono degli up and down, degli alti e i bassi. Questo, se hai fatto un po' di gare, sai che funziona anche con l'allenamento, cioè l'allenamento ha dei momenti di carico e momenti di scarico, e momenti in cui c'è bisogno di recuperare, momenti in cui bisogna caricare l'organismo. Ecco, con l'alimentazione, con l'integrazione, le cose vanno in maniera simile, e l'arte, quella volta della Spartathlon, è stata quella di far arrivare Simone al massimo della forma fisica, metabolica, in contemporanea alla gara. Quindi quella settimana lì è arrivato che aveva tutti i parametri ormonali, i parametri degli indicatori di stress metabolico al massimo, era nella sua condizione migliore. Ha saputo gestire gli allenamenti, ma anche i tempi di recupero.
che a volte è più il recupero importante che non l'allenamento. Questo è un paradossale, ma ci dimentichiamo di questo. Di questo parleremo in un altro video e spero comunque che questa cosa ti sia piaciuta, perché è sempre bello vedere le cose da parte di uno che le adopera. Simone riesce ad adoperarle e ottenere i risultati. Ascoltare uno come me o un altro che è un teorico non ci darebbe tutta la conoscenza necessaria. Lui è uno che le prova e ottiene dei risultati. Ti saluto e ti do appuntamento al prossimo video. Ciao e alla prossima. Ciao.